Buonasera a tutti, questa sera una breve buonanotte. Vorrei che riscoprissimo una parola, la parola silenzio. Vedete, la parola silenzio, lo sappiamo tutti, deriva dal latino silenzium, che vuol dire assenza di ogni rumore. E proprio per questo a volte il silenzio ci fa paura, perché il silenzio sa di solitudine, sa di una certa vuotezza inospitale. Infatti vogliamo riempirlo, vogliamo soffocarlo di rumori, perché a volte abbiamo paura del silenzio. Invece, sapete, secondo alcuni studi, sembrerebbe che la parola silenzio derivi anche dal sanscrito, addirittura, e che al suo interno abbia una radice, questa radice sì, che vuol dire legare. Quindi il silenzio, stando a questa etimologia, non è soltanto o semplicemente un'assenza, no, ma il silenzio è il luogo in cui si crea un legame. Infatti in sanscrito, se non ricordo male, sinema vuol dire proprio io lego. Che legame si crea nel silenzio? Primo, il legame con se stessi. Il legame con se stessi perché ci riscopriamo, impariamo chi siamo nel silenzio. Secondo, il legame con Dio. Soltanto nel silenzio Dio può parlare. Il libro di Re, la voce di Dio è una voce di silenzio. E anche il legame con gli altri, perché è nel silenzio che scopriamo quanto gli altri sono importanti per noi e quali sono i passi che noi dobbiamo fare verso di loro. Quindi in questa estate, in cui a volte ci può essere un po' di silenzio, non cerchiamo di riempirlo pieno di rumori. Proviamo a gustare il silenzio. Buonanotte, ciao!